Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio, da una delle galline dell'Orto Dio. Ciao amici, vediamo quanto stiamo producendo di corrente, adesso come adesso. 1587. Quasi 1600, nonostante siano quasi le 5. Bene, bene. No, perché c'è troppa gente che mi fa: "Gni, gni, ma c'hai la macchina elettrica, dici che non inquini, ma poi quando la ricarichi la corrente inquina lo stesso." Dipende, dipende, se la compro magari sì, a parte che la corrente si può comprare anche green. Però soprattutto quando c'è il sole, tipo adesso, io la macchinina me la ricarico col sole. Tra l'altro questa bellissima Citroen C0 c'ha il caricabatterie per casa, vedete, va a 8 ampere, quindi a 8 ampere ricarica molto lento, ci mette 8 ore a ricaricarla tutta, però consuma solo 1800 watt. Quindi anche io che ho i semplici 3 kW, come ci abbiamo quasi tutti a casa, anche se la dovessi ricaricare la notte senza sole, comunque mi rimane abbastanza corrente, che ne so, per accendere il condizionatore e non mi zompa. Quindi questa è una cosa buona, che ricarica lentamente a casa. Però c'ha anche una seconda modalità di ricarica dalle colonnine, e se vuoi anche da casa la puoi ricaricare al doppio di velocità, 16 A, così si ricarica in 4 ore, però consuma 3600, quindi la corrente a casa mi zomperebbe. Ecco, lo posso fare solo quando ho la luce, tipo quando ho tanta luce dei pannelli, tipo adesso. E poi c'è anche una terza modalità di ricarica. Qui c'è l'attacco per la CHAdeMO, la corrente continua per le colonnine ultra fast, e lì in 15-20 minuti ricarica dell'80%. Io mi sono fatto la macchina elettrica perché abito in campagna e c'è una lunga strada per arrivare ai mezzi. Se no, finché vivevo a Roma sono andato avanti sempre solo coi mezzi. Penso che la cosa migliore sia utilizzare i mezzi pubblici. Non parlo certo di prendere l'aereo tra Roma e Milano, ma parlo sì degli autobus, ma soprattutto dei treni, delle metropolitane, dei tram, di tutto ciò che è elettrico e che quindi inquina poco o niente. E io ho l'abbonamento annuale, mo l'anno prossimo me lo rifarò e invito tutti quanti a muoversi tramite la mobilità pubblica. Dopodiché, se uno ha bisogno anche di un mezzo, ecco, ci sono le macchinette elettriche. Se vi piace una macchina come la mia, la Citroen C0, che poi sarebbe uguale alla Peugeot Yon, che poi sarebbe uguale alla Mitsubishi i-MiEV, diciamo che da, beh, 8.000, se siete fortunati, più facile 9.000 o di più, potete trovarla buona. Se la volete, vi consiglio di comprare quelle dal 2013 in poi, perché quelle del 2011 e del 2012 avevano delle batterie di peggior qualità rispetto a quelle di adesso. Perciò con 8-9 mila euro vi potete fare una macchina 4 posti, che comunque va a 130 all'ora come velocità massima, ma c'ha un'autonomia abbastanza limitata, di massimo 120 km, come era la mia vecchia macchina elettrica. Perché comunque la batteria è piccolina, questa macchina ha una batteria di 14 kW e mezzo, per questo la ricarico solo in 8 ore, anche se ricarico a bassa potenza. E vi consiglio, se vi volete comprare la macchina elettrica, innanzitutto perché ho fatto questo video come terzo video, perché la macchina elettrica, non la ibrida, la elettrica 100% con batterie magari grosse, ve la consiglio solo se avete già l'impianto fotovoltaico. Quindi dopo aver fatto il solare termico, dopo aver fatto un bel fotovoltaico, magari grosso, magari da 6 kW, allora comincia a diventare veramente interessante farsi una macchina elettrica, perché la maggior parte delle volte te la potrai ricaricare con la tua corrente. Questa appunto come difetto c'ha che c'ha solo 100-120 km di autonomia. Se avete più soldi da spendere, adesso sono uscite le nuove Renault Twingo e Dacia Spring, che costano meno di 20.000 euro, comunque hanno batterie da 23-27 kW, quindi fanno sui 250 km. Sono delle bellissime macchine. Chi non ha nemmeno 8-9 mila euro da spendere si può puntare sulle city car, come la macchina che avevo io prima,
Adesso sono uscite le nuove Xev, la Xev Kitty costa, c'ha due posti, purtroppo non c'è il cofano, costa 6.000 euro. Se no c'è la Xev Kitty e la Xev Yo-Yo, un po' meglio perché il cofano ce l'ha oltre i due posti, quella costa sui 10.000 euro. Sono nuove e fanno sui 150 km entrambe, massimo in modalità eco, e hanno batterie molto piccole. La Yo-Yo c'ha una batteria da 10 kW, la Kitty da 7 kW, quindi le ricaricate velocissimamente a casa. Perciò per chi sta a Roma, magari ecco che gli va bene una Citycar come seconda auto. La Xev Yo-Yo, la Xev Kitty, quella, o anche quella che c'avevo prima, vabbè, c'ha tanti nomi la macchina che c'avevo io. La mia si chiamava Icaro, ma in realtà, essendo cinese, c'ha tanti nomi. Come al solito, se vi interessano informazioni in proposito, contattatemi e in privato vi spiego tutto. Fatto sta che mi è arrivata la bolletta della corrente. Mi è arrivata la bolletta della corrente di luglio-agosto. Quasi 150 euro, però voglio dire, io ci mando avanti due case. Io luglio e agosto sono stato tutto il giorno, tutta la notte, sempre col condizionatore acceso, sempre, perché io ho problemi col troppo caldo, per i miei problemi di salute. Tutti i giorni viene papà a riempirsi l'acqua dal pozzo per il suo orto, perché a casa sua non ce l'ha, quindi tutti i giorni si viene a prendere, non lo so, 500 ml d'acqua e usa la pompa che consuma. Ma soprattutto io con la nuova macchina ho fatto più di 2.000 km. 2.000 km. Già, beh, ci sono andato per funghi, tante volte a Roma, la sto a provare. 150 euro per tutto, compresa la benzina, diciamo, mi sembra una cifra veramente risibile con le cifre che sto sentendo in questi giorni dalle altre persone. Quindi niente, questo era il terzo consiglio. Passate a una mobilità sostenibile, possibilmente una mobilità elettrica, qualche modello ve l'ho consigliato. Ora lo so che tutte queste cose che ho detto, il solare termico, il solare fotovoltaico, la macchina elettrica, costano un sacco di soldi, non sono cose che si possono fare in 2 giorni. Però vi posso dare un sacco di altri consigli che invece sono più semplici, sono economici, si possono fare rapidamente, come ad esempio cambiare tipo di alimentazione, ma parleremo di un sacco di cose se vi fanno piacere questi video del cambiavita. Sicuramente dopo che hai messo un impianto solare fotovoltaico e poi un termico e poi ti sei fatto una macchina elettrica, c'hai le tue comodità, c'hai la tua casa, la tua corrente, c'hai il modo di muoverti, ma spendi poco e inquini poco. E a proposito, oltre a quelli che dicono ma la corrente inquina, tutti quelli che dicono ma la macchina elettrica quando la producono inquina, sì, ma io questa l'ho comprata usata, quella prima l'ho comprata usata, erano già state prodotte, già esistevano, perché non comprarle? Perché lasciarle ferme inutilizzate? Meglio usarle, no? E chi dice sì, ma poi dopo devi smaltire la batteria, la cosa. No, io la mia macchina me la sono venduta 2 mesi fa, me la sono venduta anche a un buon prezzo perché la batteria era come nuova. Quindi non è che l'ho dovuta smaltire, c'è cioè adesso qualcun altro che la sta usando, poi si vedrà quando si smaltisce. Nel frattempo inquiniamo poco e niente. E dai così. Ciao belli, buona giornata, buona serata e alla prossima. Cocò! Cocò! Cambia vita, non fare il pollo!